Due settimane fa ho parlato del caso di Post Office Limited, che aveva messo in ginocchio migliaia di postmaster in tutto il Regno Unito. In quel caso ci furono, sfortunatamente, delle vittime, ma non vittime dirette, perché non li ha uccisi la Post Office direttamente, ma, se così possiamo dire, erano delle vittime indirette, date dalle circostanze, mettiamolo in questa maniera. Oggi parliamo invece del caso che riguarda l'Atomic Energy of Canada Limited, che col loro macchinario ha ucciso diverse persone. Ma procediamo con ordine. La AECL è un'azienda statale canadese a metà strada tra ricerca e commercializzazione, che si occupava, o meglio che si occupa tuttora, di ricerca in ambito dell'energia nucleare. Negli anni 70, in collaborazione con l'azienda francese chiamata CGR, sono riusciti a costruire quello che loro chiamano un acceleratore lineare, che permette di accelerare particelle cariche tipo elettroni o protoni. E dove si potranno mai impiegare delle particelle cariche accelerate da campi elettromagnetici? Esatto, in medicina. In particolare per il trattamento del cancro usando radioterapia. La AECL si occupò della parte hardware, mentre la francese Compagnia Generale di Radiologia, quella che ho chiamato poco fa CGR, della parte software. Tutto veniva controllato mediante un DEP PDP-11. Questa collaborazione franco-canadese diede vita al Terax 6, che riusciva a sparare raggi X. Poi fecero il Terax 20, che poteva anche sparare elettroni ad alta energia. Nel fare il software che controllava il Terax 20, si riciclò qualche parte del programma fatto per il modello precedente. Dopo lo sviluppo del Terax 20, la collaborazione tra queste due aziende andò a quel paese. Quindi quello che fece la AECL è di iniziare a sviluppare un altro prototipo, ovvero il Terax 25, che lo iniziarono nel 76, che poi iniziarono a commercializzarlo nel 82, sei anni dopo. Questo nuovo macchinario sviluppava un nuovo concetto per accelerare le particelle, chiamato Double Pass. Non ho approfondito molto, ma non ci serve per questo video. Quello che questa nuova tecnica consentiva era quello di ridurre gli spazi dell'acceleratore di particelle e anche i costi. Quindi, è tutto a posto? No, il Terax 25 friggeva i pazienti, ma lo vediamo dopo la sigla. Benvenuti e ben ritrovati pinguini in questo nuovo video di FK Storia. Io sono Valerio e oggi vi parlo del triste caso del Terax 25, ovviamente da un punto di vista informatico, seppur questa volta ci siamo spostati in un ambito medico. Ma prima di proseguire, iscrivetevi al canale, lasciate un like, commentate, fate come vi pare. E quindi proseguiamo. Dunque, il Terax 25 era un dispositivo medico, come lo è la TAC o la macchina per fare le risonanze magnetiche. Come vi dicevo in apertura, trattava tumori mediante radioterapia. Bug al software del Terax 25, insieme a delle mancanze hardware che poi approfondiamo successivamente, sottoponevano certi pazienti a un'overdose di radiazione. Tra l'85 e l'87 sono stati 6 casi documentati di overdose da radiazione causati da questo Terax 25 su altrettanti pazienti. Vi cito solo 2 casi. Il caso di una paziente di 61 anni che è andata là per trattare dei linfonodi dopo che aveva rimosso un tumore maligno al seno. Durante il trattamento radioterapico, la paziente avvertì una forte sensazione di bruciore. Si sentiva proprio bruciare, ma non c'erano segni. Ma tuttavia, ben presto iniziò a svilupparsi un rossore alla pelle e anche un gonfiore nell'area interessata. Inoltre, una spalla non la riuscì più a muovere. 2 settimane dopo, i medici capirono che erano bruciature date da radiazioni e che stimarono che aveva assorbito qualcosa come 20.000 rad di radiazioni.
Un trattamento tipico di questo tipo si aggira sui 200 rand, quindi qua siamo a 100 volte di più di quello che si doveva prendere. Già 1000 rad, però assorbiti su tutto il corpo, sono sufficienti per ammazzare qualcuno. Nonostante questo sia un trattamento localizzato, è importante specificarlo, perché non si è beccata 20.000 rad dappertutto, comunque siamo fuori scala, cioè 100 volte di più. L'incidente, ascoltate, non fu riportato e quindi si dovette attendere un altro caso per smuovere le acque. E questo ci porta a un secondo incidente che non dobbiamo aspettare anni, ma semplicemente 7 settimane dal primo. Un'altra paziente di 40 anni stava ricevendo un trattamento per il carcinoma della cervice. Durante il trattamento il macchinario si spegne dopo 5 secondi con un messaggio di errore HTLT che indicava un problema di bassa o alta tensione. Il display del sistema di dosimetria non mostrava alcuna dose somministrata alla paziente. L'operatore tentò il trattamento più volte, presumendo che fosse un malfunzionamento standard. Anche in questo caso la paziente ebbe una sensazione di bruciore e anche dolore all'anca. La paziente è stata ricoverata e la AECL è stata informata del sospetto danno da radiazione e il macchinario, o meglio quel macchinario di quell'ospedale, fu dismesso. La paziente è successivamente deceduta a causa del cancro, ma un'autopsia rivelò che se fosse sopravvissuta gli dovevano sostituire l'anca, perché l'anca fu danneggiata da questa sovraesposizione di radiazione. Un tecnico della AECL ha stimato che la paziente abbia ricevuto qualcosa come i 13.000 e i 17.000 rad. E quindi voi direste, l'avranno sistemato? No. O meglio, hanno capito che c'era un problema, ma mica hanno informato gli altri ospedali di eventuali rischi. Cerchiamo di essere più precisi. In tutta questa storia non si è sicuri al 100% di questa cosa, ovvero, cioè, anche se nel secondo caso l'azienda canadese sapeva di tutto, non si sa se l'azienda canadese abbia comunicato questi problemi agli altri ospedali. Infatti ci furono altri 4 incidenti registrati che, se volete approfondire nel dettaglio, vi ho lasciato il link all'articolo qui sotto in descrizione. Adesso addentriamoci un po' di più nella parte tecnica. Una differenza sostanziale tra il TRAC-25 e i suoi predecessori era la forte dipendenza data dal terminale PDP-11 e quindi del lato software. Se da un lato anche le versioni precedenti lo utilizzavano, cioè avevano un terminale, dall'altro lato le macchine potevano essere adoperate anche senza terminale in modalità standalone. Il TRAC-25 doveva avere un terminale per essere adoperato, quindi tutto l'apparato software che controllava la macchina era decisamente più complicato. Inoltre era più complicato perché si doveva occupare anche dei parametri di sicurezza, cosa che le versioni precedenti facevano mediante dei circuiti elettronici dedicati. E poi aggiungiamoci che parte del codice utilizzato per sviluppare il TRAC-25 fu riciclato dagli altri progetti precedenti e si sa, quando si mette qualcosa che funziona bene all'interno di un progetto software più grande è sempre la ricetta perfetta per il disastro. Infine aggiungo che i test non erano stati fatti bene perché l'azienda, che vi ricordo che si era separata da quella che sviluppava il software, si preoccupò principalmente di testare il macchinario dal punto di vista hardware che dal punto di vista software. In particolare il software era scritto in assembly da un unico dipendente dell'altra azienda CGR in un periodo di 7 anni. Questa che vede qua a schermo è un esempio dell'interfaccia utente che aveva il TRAC-25. I bug software erano per lo più causati da una cattiva gestione della programmazione concorrente. Vi ricordate che vi dicevo che poteva sparare sia raggi X che gli elettroni, quindi aveva più modalità di essere adoperato? Il TRAC-25 aveva anche una terza modalità, quella che emetteva una semplicissima luce che permetteva essenzialmente
di prendere la mira. Era un semplicissimo raggio di luce che consentiva di posizionare bene il fascio di reazione verso il paziente. Quindi, diciamo, c'erano tre modalità operative. Quindi poteva capitare che l'operatore attivasse questa lucina, ma in realtà veniva emesso il fascio di elettrone. E questo succedeva per tanti motivi, e un esempio era che l'interfaccia utente e tutte le funzioni che si occupavano di operare il macchinario funzionavano mediante pochissime variabili condivise tra i vari processi concorrenti. Facciamo un piccolo caso d'uso: se l'operatore erroneamente diceva al macchinario di sparare gli elettroni e poi ci ripensava entro 8 secondi per selezionare invece la modalità luminosa, a terminale sembrava che tutto andasse bene, ma in realtà no, perché il fascio di elettroni veniva emesso a chissà quale livello di radiazione, visto che non era stato impostato. Ora vi state chiedendo: perché questi 8 secondi? Perché se uno cambiava l'impostazione entro 8 secondi succedeva di tutto? Perché era il tempo materiale che gli serviva al macchinario Terec 25 per sistemare i magneti. Se uno faceva un cambio all'impostazione entro quegli 8 secondi, che è un tempo lunghissimo alla portata di tutti, le cose andavano male. E poi aggiungiamoci anche che i messaggi di errori erano molto criptici. Molti erano solo una scritta che diceva malfunction. Fine. Il programma del Terec 25 era quindi scritto coi piedi, riciclando porzioni di programmi fatti per le versioni precedenti, in un contesto in cui l'azienda che faceva il software se n'era pure uscita da questa collaborazione. Non era testato, però loro dicevano, come nel caso di Post Office di 2 settimane fa, che non era possibile che il Terec 25 potesse emettere un tale livello di radiazioni. Eppure sì, perché molte persone si sono fatte veramente male e alcune ci hanno pure lasciato la pelle. A seguito di questi casi, ovviamente ci furono dei cambiamenti non solo a livello informatico, o meglio di gestione del software, ma soprattutto a livello legislativo. La Food and Drug Administration, azienda governativa statunitense che si occupa di vigilare in ambito medico, ha creato tutta una serie di misure legislative per aumentare la sicurezza dei dispositivi medici, aggiungendo anche delle linee guida su come il software doveva essere fatto in termini di sicurezza. I produttori di dispositivi medici hanno migliorato la sicurezza dei loro programmi, ma hanno anche iniziato ad aggiungere meccanismi hardware per garantire la sicurezza, aggiungendo e migliorando tutti quei dispositivi di blocco a livello hardware per far sì che nel caso in cui le cose non andavano nel verso giusto c'era una chiusura hardware. E voi cosa ne pensate? Fatemelo sapere qui sotto nei commenti, io come al solito vado a leggervi e quindi vi ringrazio come al solito per la vostra attenzione e ci vediamo alla prossima. Ciao Kino.